Siamo di nuovo nello studio Tappeti Sonori di Ivano Conti per registrare la settima puntata dei Mutorial, i tutorial di Walter Muto, che sono io. Non ci siamo ancora occupati in questi Mutorial di uno dei chitarristi più importanti, comunque sia, anche se è fonte di molte discussioni, più importanti degli ultimi anni. Per la verità non proprio degli ultimi anni, perché è scomparso prematuramente nel 1997. Si tratta di Michael Hedges. Un personaggio che ha rivoluzionato assolutamente la maniera di concepire la chitarra acustica e caposcuola sicuramente, perché molti si sono poi ispirati a lui, secondo me in tanti casi non con la stessa profondità compositiva, soprattutto dal punto di vista della composizione. Non stiamo a fare la storia di Michael Hedges, ve l'andate a cercare, c'è un suo bellissimo sito appunto che la famiglia continua comunque a mantenere anche dopo la sua scomparsa. E quindi lì si possono trovare tante cose interessanti. Il brano che affrontiamo oggi è un brano appunto in cui vedrete una serie di cose che appartengono proprio alla grammatica, alla sintassi, alla maniera di scrivere di questo chitarrista. Non solo, ma è una canzone, perché comunque suonando nella maniera in cui suonava, lui talvolta cantava anche. Ci sono delle celebri cover anche sue, come All Along the Watchtower o anche Come Together dei Beatles. Quindi una maniera di suonare appunto che lo vedrete ha rivoluzionato in quegli anni, all'inizio degli anni 80 lui appare, quindi un bel po' di anni fa. Il mondo della chitarra acustica è al tempo stesso una maniera di cantarci sopra interessante. Bene, cominciamo col dire che siamo di fronte ad una cordatura aperta, una open tuning. È una cordatura aperta di Sol maggiore, o meglio di Sol open, di Sol 5. Il La è abbassato di un tono a Sol. Re e Sol rimangono tali e quali, la seconda viene abbassata a Sol e richiederebbe forse l'uso di una corda un pochino più grossa, e la prima corda, il Mi cantino, è abbassato di un tono a Re. Il Mi basso a sua volta è abbassato a Do. Non è Do una nota che appartiene a Sol maggiore, ma ci servirà per passare appunto dall'accordo di Sol all'accordo di Do durante il pezzo. E Michael Hedges le ha scritto, ha deciso di accordare la chitarra così, appunto, secondo me in maniera confacente al brano che stava scrivendo. Allora, di cosa si tratta? Sostanzialmente di un basso alternato. Quindi è un finger picking, tutto sommato, come forma dell'arpeggio, diciamo così. Dove si sviluppano tutta una serie di cose appunto che adesso cercheremo di analizzare. Non sarà semplicissimo descriverle tutte, io cerco di suonarvelo lento dalle inquadrature e cercate di capire. Magari metterò a disposizione, che ne so, su Facebook da qualche parte il PDF anche della trascrizione, perché è un brano secondo me difficilmente imparabile, diciamo così, solo vedendolo, ma questo lo scoprirete solo provandoci. Quindi siamo in Sol e il brano inizia subito appunto con uno slide per andare a prendere quest'altra posizione, sempre una quinta dell'accordo di Sol. Poi il basso di Do. E poi, appunto, anche qui si sviluppa, insomma, un passaggio da Do maggiore. Poi di nuovo. Ecco, c'è una particolarità, ne parlavamo proprio pochi secondi fa con Ivano Conti. È difficile per me, una volta imparato questo pezzo, suonarvelo lento. Funziona, mi ricorda appunto il detto di filosofia zen, il famoso aneddoto in cui viene al mille piedi, uno fa una domanda e dice: ma come fai a camminare? E il mille piedi non riesce più a muoversi perché pensa a tutti i piedi che deve coordinare. È un po' così. Suonarlo a velocità funziona, suonarlo lento a me risulta forse qualcosa nei miei neuroni che si sta spegnendo. Ma si passa da Sol a Do, da Sol a Do, abbastanza semplice come contesto. Poi c'è questa frase, si va in dodicesima posizione e invece che semplicemente pensare a queste due corde, ricordatelo, sono la stessa nota, sono due Sol, invece che, è una scala discendente quella che Michael Hedges vuole inserire qui, ma invece che farla su una corda sola la divide sulle corde. Questo è quello che avviene. Quindi la scala divisa, come abbiamo detto,
poi insieme al basso di Do, e poi insieme al Mi, preso qui sul secondo tasto. Ok, questo è il passaggio. Tutto questo viene ripetuto due volte, ve lo suono un'altra volta. Lento, se riesco. Quindi sol do, sol do, sol do, a un certo punto viene inserito questo basso di Mi bemolle e c'è una parte, diciamo, in strumming, usando sia le unghie da questa parte o il dorso delle dita, insomma. Questo è l'accordo che si sviluppa, un Mi bemolle, poi Fa, almeno come basso. C'è un mezzo barré messo con l'anulare in questo punto. E poi viene preso un armonico, appunto, mentre si schiaccia con questo mezzo barré con l'anulare il quinto tasto, alla in corrispondenza del diciassettesimo, quindi cinque tasti avanti al dodicesimo, si tenta di far suonare un armonico artificiale, appunto, in questo modo. E poi c'è una parte ancora finale da spiegare. Questa posizione, su questa posizione, terzo tasto della quarta, secondo tasto della seconda, viene fatto una specie di doppio bending. Poi la stessa cosa, armonico al dodicesimo. È difficile spiegare tutto, me ne rendo conto, provo a farvelo lentamente e osservatelo dalle varie inquadrature. Sostanzialmente, su che cosa gioca l'autore? All'interno di un semplice, tutto sommato, finger picking, inserisce delle particolarità davvero interessanti, a mio modo di vedere, in questa parte finale di della strofa, molto bluesy anche. Poi c'è un ritornello della canzone, che è molto più semplice però, e si basa sostanzialmente su uno strumming in cui abbiamo la posizione per questa accordatura dell'accordo minore, quindi due dita sullo stesso tasto, sulla sesta e sulla quinta, e un altro dito un tasto avanti per la posizione dell'accordo minore, questa posizione invece per l'accordo maggiore, quindi due dita su un tasto e l'altro dito sulla quarta corda, due tasti avanti. La stessa cosa a corde libere. Quindi sostanzialmente è Mi minore, Re, Do. Mi minore, Sol strisciando, poi di nuovo Do. La minore, Sol, Re, Mi minore, Fa, e questa specie di Re sospeso che ci riporta all'inizio. Come ripeto, non è un brano semplice, non è un brano neanche semplice da spiegare, ci vorrebbe mezz'ora e abbiamo voluto comprimere, insomma, il tutto in meno tempo. E in più c'è, per chi volesse cantarla anche, c'è il cantato da applicarci sopra. Io provo ad eseguirla come al solito in una versione, insomma, integrale, in cui spero possiate cogliere la bellezza e anche il fatto che la tecnica, questa tecnica rivoluzionaria che Michael Hedges inserì nella sua maniera di comporre, appunto, segue la composizione, non è solo un fuoco d'artificio fine a se stesso, ma l'accordatura aperta, determinate tecniche e tutto il resto sono come parole che vanno ad inserirsi in una frase che è la composizione. Quindi la tecnica segue la musica e non la prevarica, per modo di dire. Buon lavoro con Ready or Not.